Per i quaderni del Bardo Edizioni abbiamo pubblicato, nella splendida traduzione di Angela D'Ambra, Re Ezra di Michael Stephens, ovvero una biografia romanzata di Ezra Pound, uno dei pilastri della cultura occidentale. Si tratta di un libro complesso, perché complessa è la figura di Ezra Pound, complessa perché si tratta di un uomo, che ha saputo amare nella loro essenza umanità. Poesia, autori del calibro di Hemingway, Eliot, Joyce, che ha saputo cogliere la bellezza e la finezza delle lingue provenzali, del cinese mandarino. Insomma, un uomo completo, totale per quanto riguarda la cultura, in grado di grandi slanci eccentrici e istrionici. Ma un uomo anche che ha vissuto su di sé l'onta del tradimento, dovuta a una desiderata, voluta, precisa malversazione degli organi inquirenti. In questo caso parliamo della CIA, siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove la poesia e le parole di Ezra Pound vengono considerate armi di alto tradimento per gli Stati Uniti d'America. Alla fine del libro il lettore avrà l'esatta consapevolezza di cosa è stato Ezra Pound, chi era Ezra Pound, e soprattutto dell'infame fine di un grande poeta all'interno del limbo e dell'inferno degli ospedali psichiatrici.